tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della classifica delle creme migliori in assoluto vendute sul mercato. Questa classifica è stata fatta dall'OCU e quindi vediamo insieme prezzo e brand di queste creme. Partiamo al contrario, quindi partiamo dalla top 17esima, quindi non è la top 10, sono 17 creme che sono state classificate come le migliori in assoluto e soprattutto la prima è anche la più economica in assoluto. Iniziamo subito. Allora, la prima crema è della Mer e si chiama The Moisturizing Gel e costa 225 euro. La 16esima è di Daily Plus, crema idratante, costa 4,50 euro. La 15esima è di Vitesse, crema idratante di 6,10 euro. La 14esima è di Eucerin e si chiama Aqua Porin e costa 14,72 euro. Ovviamente vedete che alcune creme sono di profumeria, altre sono dei discount, addirittura altre del supermercato e altre della farmacia, quindi sono creme vendute in posti totalmente diversi. Poi la 13esima è di Clinique e si chiama Dramatically Different Moisturizing Lotion e costa 20,94 euro. La 12esima è di Diadermine, credo si dica, e costa 6,90 euro. L'11esima è di Yves Rocher Hydra Vegetal e costa 8,95 euro. La 10esima invece è di Estée Lauder Hydrationis, non so come si dica, e costa 31,80 euro. La nona è di Clarin e Gel e costa 34,82 euro. L'ottava posizione ce l'ha Biotherm Aqua Surge Gel e costa 28,78 euro. La settima posizione ce l'ha una crema di L'Oreal crema idratante, costa 6,39 euro. La sesta posizione è la crema della Roche-Posay e costa 11,88 euro. La quinta posizione ce l'ha la Laven Hydrance e costa 15,85 euro. E ora arriviamo alla quarta, la terza, la seconda e la prima. La quarta è della Nivea idratante giorno SPF 15, costa 5,48 euro. La terza è di Garnier Skin Naturals e costa 4,89 euro. La seconda è di Vichy Aqualia Thermal e costa 17 euro. E la prima è quella di Sien di Lidl che costa 2,99 euro. E nulla, questo è tutto. Fatemi sapere invece quali sono le vostre creme preferite che avete da consigliarmi giù nei commenti, perché mi piacerebbe anche iniziare a recensire dei prodotti sul mercato più o meno costosi, quindi fatemi sapere. Io vi mando un grosso bacio.